scattata l'ennesima battaglia a suon di tweet e di un continuo berciare sui social, in un costante mettersi in ridicolo per attirare i riflettori della popolarità su di sé. In questo frangente, i protagonisti principali sono Dolce e Gabbana e Elton John in un'epica gay battle. Per prima cosa vi riporto le dichiarazioni di Domenico Dolce per la rivista Panorama, che sono state la scintilla che ha provocato quest'isteria collettiva nel mondo gay. Non l'abbiamo inventata mica noi la famiglia. L'ha resa icona la Sacra Famiglia, ma non c'è religione, non c'è stato sociale che tenga. Tu nasci e hai un padre e una madre. O almeno dovrebbe essere così, per questo non mi convincono quelli che io chiamo figli della chimica, i bambini sintetici. Uterino e fitto, semi scelti da un catalogo. E poi vai a spiegare a questi bambini chi è la madre. Procreare deve essere un atto d'amore, oggi neanche gli psichiatri sono pronti ad affrontare gli effetti di queste sperimentazioni. Elton John, furioso, ha replicato su Instagram: come vi permettete di dire che i miei meravigliosi figli sono sintetici? Non indosserò mai più nulla di Dolce e Gabbana, usando l'hashtag boycott Dolce Gabbana. Ho appena raccolto tutti i miei vestiti Dolce Gabbana e li voglio bruciare. Non ho parole. Boicottiamo la bigotteria insensata. Così Courtney Love ha prontamente aderito alla bella iniziativa. Anziché bruciarli, magari metterli all'asta e destinare i soldi ai bisognosi, è proprio un'idea di merda, vero? Ma proseguiamo senza dare ulteriore sfogo al mio sarcasmo, visto che certe persone sanno mettersi benissimo in ridicolo da sole. Stefano Gabbana replica immediatamente, sempre su Instagram, dando prima del fascista ad Elton John, per poi, a sua volta, rilanciare con un hashtag boycott Elton John. A questa fa seguire un'intervista sul Corriere della Sera. Ecco il contenuto. Domenico ha delle idee, ha fatto delle scelte. Elton John ne ha fatte altre. Scelte diverse, vite diverse. Stesso rispetto. Però vedo che ci sono, specialmente in rete, anche i gay omofobi. Quelli che offendono altri gay che esprimono idee diverse. Adesso ci mettono in bocca parole non nostre. Saremmo contrari alle adozioni gay. Non è vero. Non me l'aspettavo da una persona che ritenevo, sottolineo, ritenevo intelligente come Elton John. Ma come? Predichi comprensione, tolleranza e poi aggredisci. Tutto perché qualcun altro la pensa in modo diverso da te. È un ignorante, nel senso che ignora che esistono pensieri diversi dal suo, ugualmente degni di rispetto. Ora, ditemi il senso di questa battaglia. Una persona sarà pur libera di esprimere la propria opinione senza ritrovarsi un esercito di rompicoglioni tra le scatole? Tra le altre cose, non si può neppure accusare qualcuno di omofobia, essendo tutti sulla o della, che dir si voglia, stessa sponda. In particolare trovo sempre ridicole queste battaglie sui social, un po' fine a se stesse. Ci sarebbe poi da aprire una parentesi anche sul discorso di quelli che sono stati definiti come, tra virgolette, figli sintetici, visto che, indipendentemente dall'orientamento sessuale della coppia, ritengo l'argomento molto delicato e trovo enorme la superficialità di questi personaggi che hanno racchiuso l'argomento in poche parole, miste ad insulti, su dei social. In un video futuro darò anche la mia opinione sull'argomento, motivandola. Ora preferisco chiudere qui il vlog, in attesa di conoscere anche la vostra opinione
su questa squallidissima vicenda. E a tutti questi personaggi, sempre pronti a fare appunti non costruttivi al prossimo, anche su frasi normali, dedico un'ultima frase. Fatevi i cazzi vostri. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, ora correte tutti sui social cercando qualcuno a cui rompere il cazzo. Ciao!